Prego! E bentornati in Classe Dottori Adesso nel Cuore, io sono Luis. Io Matteo. Siamo Ferrari, Formula 1 Adesso nel Cuore, come sempre sotto il link, tutti i link. Seguiteci sui social. E ting ting! A campanellina per essere aggiornati sui nuovi video. Incredibile, si conferma Verstappen, che quando arriva fino in fondo vince sempre. È incredibile. Verstappen, devo dire che quest'anno sta avendo lo stesso mazzo, esatto, che ha avuto Hamilton in tutti questi anni. Noi stiamo avendo la stessa sfiga che abbiamo avuto negli anni passati. Esatto. Dal 2008 a questa parte. Comunque ragazzi, vanno alle ciance, il Gran Premio è finito purtroppo male per Scuderia Ferrari, e anche Sainz di nuovo ha dato le sue, adesso comunque ne raccontiamo. Prima di iniziare il video vi vogliamo raccontare felicemente che questo Gran Premio di Spagna è stato ospite del nostro primo, della nostra prima stazione, vero, per la nostra vero. Maglietta targata alla nostra nel cuore. E sorprendentemente era anche il nostro primo video del canale. È vero, nel maggio del 2017 abbiamo finalmente aperto il nostro canale YouTube. Vi lascio direttamente il link qua sopra per rivederlo, non è sto granché, ma comunque vabbè, potremmo fare anche un reaction dei nostri vecchi video. Sì, vero, sì. Diciamo che le tecnologie erano leggermente più... più povere, esatto, possiamo non dirlo. È che siamo cambiati molto, però dai. Però aggiungiamo contenuti più interessanti. Esatto. Dopo queste prime introduzioni partiamo subito con top e flop. Top e flop! Partendo subito con i top, dal lato piloti, non possiamo che mettere ovviamente in prima posizione il solito Max Verstappen, come lo è stato anche nelle passate gare. Ha vinto di nuovo in Spagna, ricordiamo dalla sua ultima gara all'esordio con Red Bull nel 2016. Ha rivinto anche lo scorso weekend, una doppietta Red Bull che fa tanto male ai tifosi Ferrari, ma che piazza appunto la scuderia austriaca in vetta alla classifica. Bisogna dire che la gara di Verstappen è stata molto caotica rispetto a quella di Leclerc. E Verstappen ha avuto prima di tutto quelle fuori pista in curva 4, problema che ha avuto anche Sainz, si dice appunto, penso che sia vero comunque perché c'era tanto vento, appunto un colpo di vento al posteriore. Sì. E fortuna volle che lui non si è girato come Sainz e quindi è riuscito a tornare in pista, ma si presume che il futuro problema di DRS sia tutta causa appunto di questo testa a coda. Esatto, una gara piena di episodi negativi per Verstappen nonostante la vittoria, addirittura come introducevi quello del DRS, un Verstappen molto arrabbiato nei team radio sia con l'ingegnere che con la propria macchina, e anche dall'onboard si vedeva un comportamento della vettura molto nervoso, non riusciva a guidare come voleva e ovviamente i sorpassi come nel caso di Russell erano molto difficili. Sì, devo dire che hanno criticato molto la questione del togliere il DRS in futuro. Sì, però da spettacolo. Sì, da molto spettacolo, come dici tu, ma appunto su questo, dall'inizio della stagione si dice che queste vetture sono state create appunto per poter pensare di togliere il DRS, ma vista la situazione penso che il DRS deve rimanere per forza. Il nervosismo di Verstappen sembrava già quasi che il Gran Premio fosse totalmente finito per l'olandese. Il nervosismo di Verstappen continua con appunto un continuo attacco al grande Russell. Esatto, che in questo Gran Premio straordinariamente. Che tra l'altro Russell abbiamo messo appunto nei top per continuare la nostra classifica. Sì, una terza posizione per George Russell, buonissima, perché Mercedes veniva da gare completamente opache. Gli aggiornamenti che ha portato la squadra sono stati buoni. Russell, che ovviamente è stato una sorta di MVP di questo Gran Premio, perché ha tenuto dietro il campione del mondo Verstappen per tantissimi giri, ovviamente complice anche il non DRS dell'olandese, esatto. Ma si può dire che comunque da tante gare a questa parte sempre davanti al compagno di squadra Hamilton, ed è abbastanza costante. L'altro top di questo Gran Premio di Spagna è sicuramente Lewis Hamilton per la prima volta, esatto, nei top della nostra classifica. Un Hamilton che all'inizio del Gran Premio è stato sfortunato con un contatto causato da Kevin Magnussen. Sì, per Hamilton si era pensato addirittura al ritiro, sì, perché lo chiedeva a gran voce alla squadra per salvare addirittura il motore. Poi la squadra ovviamente lo ha convinto, tra virgolette, a mantenere la propria posizione, a continuare la gara, che poi si è rivelata veramente soddisfacente per l'inglese. La gestione delle gomme dell'inglese è stato veramente incredibile. La sfortuna però lo porta verso fine gara, quando il team si rende conto che non hanno quasi più benzina all'interno della vettura, deve completamente fermare la vettura quasi in pista, cioè Sainz l'ha sorpassato come se fosse fermo. Sì, diciamo che Hamilton era completamente in gestione, sì, e una quinta posizione comunque buona per lui rispetto alle gare precedenti, e stranamente però in questo circuito del Mont Melo, che è famoso per i sorpassi molto difficili, dal fondo ha rimontato veramente alla grande.
Ultimo in classifica in questi top, abbiamo messo appunto Leclerc, che non per colpa sua, il suo ritiro è stato veramente molto amaro e molto sentito all'interno della scuderia. Diciamo che è stato un gran premio che poteva vincere tranquillamente, perché tutti i problemi che ha avuto Verstappen e Red Bull in generale, soprattutto con la fortuna di avere Russell, diciamo, tra i piedi, Leclerc stava veramente gestendo molto bene davanti la sua vettura. E tra l'altro ha imparato secondo me molto dagli ultimi due gran premi, Sì, è perché non vero. ha bruciato completamente le gomme, anzi le ha gestite molto bene, molto pulite, non ha avuto problemi di greening e il passo gara era molto buono rispetto alle FP2 che si diceva, la Ferrari ha un passo gara orribile. Esatto, ovviamente ha inaugurato questo weekend con la grande pole position, addirittura Sì, tre sì, sì. decimi davanti a Max Verstappen, quindi un giro mostruoso, e un Leclerc che si dimostra ovviamente una spanna sopra il compagno di squadra e a livello di Max Verstappen. Purtroppo la sfortuna di Ferrari è stata quella dell'affidabilità, Esatto. che non l'ha permesso di vincere la gara. Come dici te, appunto, è stata un'ottima gestione delle gomme, anche perché oltre al vantaggio che aveva accumulato sui diretti rivali, poteva gestirle con più serenità. Il problema di Leclerc è stato causato da un cedimento della MGUK e una Sì. perdita di potenza anche del turbo e del sistema elettrico, se non sbaglio. E purtroppo il motore è inutilizzabile in questo momento, quindi sicuramente a Monaco si presume che Leclerc porti il motore nuovo. E in Ferrari comunque si sente aria molto fiduciosa, non hanno paura dell'affidabilità, quindi sono consapevoli del lavoro che stanno facendo, questo è molto buono, a rispetto di Red Bull che a volte quando hanno dei problemi si vedono veramente in difficoltà. Esatto, questo poi magari lo discuteremo nel discorso dei team. L'ultimo top dei piloti abbiamo aggiunto Ocon, che sono già due gran premi che parte veramente molto bene. A Miami è partito addirittura ultimo, ha fatto un recupero impressionante. Invece qui in Spagna un po' monotona la sua gara, ma comunque sempre lì davanti a rispetto di Fernando Alonso, che ha un po' di fatica anche lui a punti. Dei flop la classifica è veramente breve, Esatto. perché molti piloti è più una questione di team che di Sì, che piloti. di piloti. E abbiamo aggiunto ovviamente... chi? Aspetta, non mi ricordo. Abbiamo aggiunto per prima Carlos Sainz, ovviamente, perché il suo testa a coda è stato veramente inaspettato. Correva in casa, quindi si sentiva adrenalina. E perché, visti i problemi là davanti, poteva tranquillamente avere l'opzione di vincere il Gran Premio. Caso vuole che, appunto, quel testa a coda che ha avuto in curva 4 l'ha portato a dover rimontare completamente il Gran Premio. A un certo punto, i commenti su Sainz sono stati molto negativi. E devo Esatto. dire che un po' anch'io sono di parte, ma poi abbiamo scoperto che in realtà quel testa coda ha danneggiato il fondo della vettura, facendo Ok. perdere addirittura quasi un secondo, 8 decimi a giro. Quindi ecco perché anche non è riuscito a difendersi neanche su Hamilton, Ok, non è quindi riuscito a recuperare su Bottas, e quindi un gran premio veramente in salita. sì, adesso si spiegano i problemi poi del resto della gara per Eh sì. cui Sainz non riusciva veramente a guidare. E Carlos, che magari tolto il Gran Premio di Miami dove ha fatto bene, da quando ha rinnovato, diciamo che si è perso un po'. E non ha più trovato la velocità di prima, è molto più insicuro, lo vedo anche nel corpo a corpo. E diciamo che dovrebbe ritrovare un po' più di fiducia adesso nei prossimi Gran Premi. Un altro flop, ovviamente da diverse gare, non solo in Spagna, è Daniel Ricciardo. Fa gare opache da diverso tempo. Ricciardo che sta addirittura rischiando, essendo anche uno dei più pagati nel circus della Formula 1, il sedile in McLaren. Si dice anche forse uno stop alla carriera dopo questa stagione. Ricciardo che veramente ha perso ogni minima chance di cercare di recuperare tutto ciò che aveva fatto di buono negli scorsi anni. Per quanto riguarda invece la categoria team, nei top non possiamo che mettere Red Bull. Per nostra amarezza, ovviamente la doppietta fa male, perché comunque Verstappen ha rivinto ancora, Perez poteva vincere, non l'abbiamo detto, ma purtroppo la scuderia ha diverse gerarchie all'interno, quindi anche per un Perez un po' infastidito. Sì, molto molto. A fine gara addirittura in conferenza ha dichiarato che è contento di aver aiutato Verstappen a vincere, Esatto. ma che vuole parlare con il team, quindi il messicano ha le idee molto chiare. Come nella classifica dei piloti, anche nei team abbiamo aggiunto Mercedes. Mercedes che in questo Gran Premio porta un sacco di aggiornamenti e devo dire che hanno fatto un gran lavoro, perché sono Veramente. tornati non al top al 100%, ma comunque si sono ritrovati a lottare là davanti, sfruttando anche i problemi di Verstappen e soprattutto i ritiri di Ferrari. Ma comunque Mercedes che ha fatto un lavoro veramente incredibile in queste 2 settimane rispetto all'inizio della stagione. Lo dimostra soprattutto il gran recupero di Hamilton. Esatto, sì, dal fondo. Mercedes che con questi sviluppi è diventata un po' nel Campione di Spagna la mina vagante,
per Red Bull e Ferrari, diciamo che in questa stagione potrebbe cambiare un po' le carte in tavola, inserirsi nella lotta mondiale e vedremo se sarà a favore o contro. L'ultimo top, appunto, Ferrari, che in questo Gran Premio, anche qui, il team ha promesso un sacco di aggiornamenti, infatti hanno funzionato, Esatto, sì. ma per quanto riguarda invece l'affidabilità c'è ancora qualcosina da lavorare, nonostante, come abbiamo detto all'inizio del video, il team è molto fiducioso e non si preoccupa di questa cosa. E gli aggiornamenti, ovviamente, nelle ultime gare hanno ridotto veramente tantissimo l'effetto purposing. Infatti, nel rettilineo del Gran Premio del Montmeló si è visto veramente pochissimo il rimbalzo della vettura. È una vettura che sta migliorando piano piano. Vedremo adesso nel prossimo Gran Premio a Monaco. Ovviamente non ci saranno velocità altissime, però la vettura nello stretto come si comporterà? Concludiamo il video con i flop dei team. Abbiamo aggiunto McLaren. Esatto, purtroppo la scuderia arancione non va molto bene nelle ultime gare, solo Norris salva un po' la baracca con qualche punticino, come ha detto Ricciardo in precedenza, non va molto bene. In conclusione, abbiamo aggiunto anche Haas, che è un gran premio che si prevedeva molto bene, anche visti i miglioramenti del motore Ferrari. Sono partiti entrambi in top 10. Esatto, ed è un grandissimo Grandissimo risultato. risultato, soprattutto per Mick, che aveva bisogno, secondo me, anche di uno stimolo in più, ma purtroppo durante il Gran Premio si sono un po' persi e Magnussen ha fatto quel brutto errore con Lewis Hamilton, dando addirittura la colpa all'inglese, che secondo me Magnussen gli è venuto veramente addosso. Da quel momento in poi la Haas è completamente in salita. Sì, un team che ha due piloti e una macchina, spero, più da qualifica che da gara. Nel passo invece la domenica fanno veramente tanta fatica. Ormai archiviato il Gran Premio della Spagna, possiamo ovviamente passare al Gran Premio successivo che per Ferrari speriamo sia ovviamente più positivo, quello del Gran Premio di Monte Carlo, molto, molto sentito e molto aspettato da tutti i tifosi, Gran Premio di lusso per il Circus della Formula 1, ovviamente ha le caratteristiche completamente diverse da tutti gli altri Gran Premi, velocità di punta veramente basse e una macchina che deve essere veloce negli stretti. Volevo concludere il video dicendo che il Gran Premio di Spagna è il Gran Premio che tutti aspettano per i grandi aggiornamenti Sì. e soprattutto perché si dice chi vince in questo Gran Premio vince anche il Mondiale perché la vettura è top. Devo dire che tra Ferrari e Red Bull le carte sono sempre quelle. Sì, non è cambiato Esatto, molto. l'affidabilità è sempre il punto chiave, quindi diciamo che né da una parte né dall'altra è tutto sicuro e tutto si gioca ancora fino alla fine, e devo dire che Mercedes in questo Gran Premio ha fatto un gran passo davanti, quindi da qui in poi secondo me il campionato è non scritto, ma comunque le carte si capiscono già quali sono. Sì, a Monaco in particolare non si porteranno grandissimi aggiornamenti, ma si dovrà intervenire in maniera concreta sul setup, perché Monte Carlo serve appunto una vettura veramente piantata e che sia molto veloce nelle curve lente. Vedremo cosa porteranno. Per adesso ci salutiamo, io sono Io Luis, siamo Matteo. Ferrari Formula 1 Rosso in Cuore, ci vediamo per il Gran Premio di Monte Carlo. A presto. Ciao ragazzi!